Aprite a pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Oggi studieremo gli aggettivi. Ho detto correttamente ad alta voce, correttamente ad alta voce! Correttamente e ad alta voce! Tirate fuori i vostri quaderni. Sempre che quello che dice la maestra abbia ancora qualche valore. Però ogni dittatura necessita di una figura predominante. Simuliamo una situazione del genere. Nel nostro caso, chi potrebbe essere? Tu, sei tu l'insegnante. Io? E chi altri? Vi posso, attenti, mi tolga la curiosità, ma lei è un sergente maggiore o una maestra? No, perché dalle vostre scuole è meglio scappare, sa? Mi dispiace per lei, non c'è che questa nel raggio di 20 chilometri. E lo so, purtroppo! Lei non ha nessuna esperienza nel campo dell'insegnamento, vero? Le altre scuole d'Italia, che ci posso fare io se la scuola in Italia è ridicola? Voglio che ognuno di voi faccia un brindisi. Noi faremo tutti quanti un brindisi al cambiamento. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Una lezione interessante quella di oggi, signor Keating. Mi dispiace averla scioccata, McAllister. Non deve scusarsi, è stato molto affascinante, pur essendo fuorviante. E va bene. Vai pure. Io però ti aspetto. E se perso non vi viene da questa posizione, da questa, da così? Buttatevi in terra, mettetevi così! Eccolo qua! Io! È da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza! Ma le assicuro che è davvero un bravo insegnante. Grazie.